Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Mr. Bug. Ma questo video qua non doveva neanche uscire. O almeno non doveva uscire così presto. Scusate se ogni tanto tentiamo, ragazzi. Allora, è successa una cosa. Perché ha visto le storie su Instagram, questa cosa potrebbe già anche aspettarsela anche dal titolo del video. E ho esitato fino all'ultimo secondo per vedere se pubblicare o no questo video. Però ho pensato che abbiamo, tra virgolette, sempre fatto le cose insieme. Io qualsiasi cosa mi passasse per la testa pubblicata e così via, e di conseguenza io l'ho introdotto a voi. Io ve l'ho introdotto grazie al video che ci ho fatto, ai due video che ci ho fatto, e mi sembra giusto così, che come ve l'ho fatto conoscere, mi sembra giusto che anche voi possiate dirgli addio. Il mio cincillà Totoro, ripeto, chi mi segue su Instagram, chi segue tutti i miei video, sa già del mio ultimo acquisto. Io acquistai un maschio di 4 mesi di cincillà, è rimasto con me circa un mesetto, ok, più o meno, sì, qualche giorno in meno, qualche giorno in più, comunque più o meno l'ho preso, l'ho ordinato il 23 dicembre e mi è arrivato l'1 febbraio, praticamente il fine gennaio, inizio febbraio, all'inizio no, non l'ho tenuto un pochino segreto perché volevo prendere un pochino più confidenza con l'animale, e sono stato io a introdurvelo grazie al video sul mio nuovo acquisto. Dunque, oggi il giorno della registrazione è letteralmente il giorno dopo, mercoledì 1 Totoro ha cominciato a non stare bene, o meglio, tutto il giorno, tutta la mattina è stato praticamente da Dio, è stato in perfette condizioni, salute normale, aveva sempre la voglia di uscire, sempre lì dalla porticella che ci guardava con quel suo musetto un pochino da coccolone che ci diceva di voler uscire. Ed è continuato così anche il pomeriggio, infatti lui era sempre lì dalla porta che cercava di uscire, perché ovviamente lui vuole sempre uscire, noi quando potevamo lo facevamo uscire, e l'ho fatto uscire il pomeriggio. Io ricordo che ho scuola, quindi al mattino non posso farlo uscire, non c'è nessuno che gli può stare dietro, quindi per la sua sicurezza lo teniamo in gabbia. Scusate se sto prendendo delle pause, ragazzi, ma sto cercando di trattenermi. Okay. Sto cercando di. Scusate per tutto, ragazzi. Scusate per l'illuminazione, per l'acustica, per il mio aspetto un po' trasandato. Mercoledì pomeriggio, quindi l'ho fatto uscire. È stato con me tutto il tempo ed è stato più che altro. È stata la cosa più normale al mondo. Lui saltellava. Addirittura abbiamo anche scherzato, no? Perché facevo vedere i croccantini, l'ho fatto giocare letteralmente tutto il pomeriggio, poi mi era salito in spalla, mi saliva sulla testa, mi saliva sulle gambe, faceva i salti, insomma era l'animale più sano di questo pianeta, ok? E a un certo punto si è addormentato su di me, tant'è che ho fatto anche il video, robe così. Dopo una mezz'oretta si è svegliato di nuovo ed è tornato, insomma, a giocare, no? A fare un po' il monello, a mordicchiare, a scappare e così in giro.
l'abbiamo rimesso via perché dovevamo andare a pranzo, erano circa le 7 di sera, robe così. Verso le 8 non usciva più. Totoro si era ricordato nella sua cuccia e non usciva più, ok? Scusate ragazzi, scusate. Non usciva più dalla casetta. E di solito lui usciva sempre perché voleva uscire anche la notte. Infatti noi ce lo mettevamo lì 20 minuti e lo facciamo uscire anche la notte. E lui non usciva più. Quindi abbiamo cominciato a chiamarlo: Totoro, Totoro, dai, esci, esci. E io avevo anche scherzato perché io l'avevo preso, diciamo, perché lui non voleva farsi prendere per rimettere in gabbia. Allora io a un certo punto l'ho fregato, gli ho fatto vedere con Cantini, l'ho fatto uscire dal letto e l'ho preso e l'ho messo in gabbia. E lui si è girato e ha abbassato la testa come per essersi arrabbiato, come perché l'avevo rimesso in gabbia. Allora io guardo mia madre e fa: sì, vedi, guarda chi è il premuroso, guarda, che se l'è presa perché l'ho rimesso in gabbia, eh. Guarda che è il premalosetto di casa. E lui però non continuava a uscire. L'abbiamo aperto, perché di solito quando tu aprivi la gabbia lui usciva, no? Sentiva che tu avevi aperto la gabbia e usciva. Ho tolto la tana e Totoro era letteralmente morente. Lo abbiamo toccato per capire che cos'è che avesse e ha cominciato ad avere degli spasmi, delle convulsioni, e ha cominciato a, diciamo, tra virgolette, squittire per il dolore che stava provando. Io ho mandato la foto al tipo che me l'ha venduto perché volevo chiedere se c'era qualcosa che potessi fare, ma era troppo tardi. È morto dalle mie braccia. È morto letteralmente davanti agli occhi. Ho sentito che piangeva e è iniziato ad avere delle convulsioni, fino a quando a un certo punto si è messo tranquillo e sdraiato a un angolo della gabbia e ha smesso di respirare. Non ho neanche avuto la forza di piangere in quel momento. Quanto sa che poi l'abbiamo portato dal veterinario e il veterinario ci ha detto che potrebbe aver avuto un com'è che l'ha chiamata? Una crisi neurologica, mi pare. Quindi ci ha detto che di provare a contattare un'organizzazione a Modena per fargli una diagnosi, per fare un controllo del corpo, per capire quali sarebbero state le cause della sua morte. Ma guardando il video, il medico e il veterinario, comunque, scusate, ha dichiarato che lui potrebbe essere morto per una crisi neuronale e che quindi non si sarebbe potuto fare niente, neanche volendo, neanche potendo. Io sono a pezzi, ragazzi. Ho passato gli ultimi 2 giorni a piangere come un disperato. So che piangere è un simbolo di debolezza, lo so, ma non ce l'ho fatta. Quando me lo sono visto morire davanti, che mi guardava.
questo qua è tutto, volevo soltanto condividerlo col fatto che io ve l'ho presentato sul canale, magari nel non vederlo neanche più sul canale, non vedere più che ne parlassi o quant'altro, ho preferito venire subito a scendere subito ai patti. Io ragazzi chiudo qua, vi lascio con un piccolo video che ho fatto io per ricordarvi. Ciao ragazzi.